Ciao a tutti da Curiosity TV, nuovo video, nuova curiosità. Il video oggi parlerà del mondo visto con gli occhi degli animali. La visione termica del serpente. Il serpente vede letteralmente il calore corporeo emanato dagli oggetti che lo circondano, per cui è in grado di distinguere le sue prede anche al buio. Visioni marine. I pesci hanno visioni differenti. Alcuni sono in grado di distinguere i colori e i raggi UV. Altri vedono il mondo in scala di grigio. Il cavallo. Gli occhi del cavallo sono posti lateralmente e gli consente una visuale di 350 gradi, con punti ciechi in corrispondenza della fronte e della coda, nel complesso una visione molto più ampia rispetto a quella umana. Volatili. Alcuni studi dicono che gli uccelli migratori possono vedere letteralmente il campo magnetico terrestre e orientarsi in base ad esso. Insetti. L'occhio degli insetti è composta da unità indipendenti, ciascuna delle quali trasmette informazione al cervello. Le diverse visioni vengono poi ricomposte come un mosaico. Il gatto. I felini hanno un campo visivo di 200 gradi, più ampio di quello umano. Anche loro, rispetto all'uomo, riconoscono peggio i colori, ma la visione notturna è 8 volte migliore grazie a una speciale formazione cellulare dietro la retina. Cane. Da vicino il cane vede sfocato e poi riconosce un numero inferiore di colori. Confonde il rosso, l'arancione e il giallo. In compenso, con luce fiocca distingue gli oggetti meglio di un essere umano. Ape. Nel caso delle api, le tessere sono presso poco esagonali. Anche gli insetti vedono i colori, ma in modo diverso dagli umani, e basato sulla luce ultravioletta. La mucca. La mucca ha una visione in bianco nero, tendente al color seppia, ma riescono a definire meglio i contorni rispetto all'uomo. Inoltre hanno una buona visione notturna.